Buongiorno a tutti, in questo capitolo ci occuperemo di prove meccaniche. Perché prove meccaniche nel corso di metallurgia? Ma perché questo, denominato come corso di metallurgia 1, in realtà potrebbe anche essere visto come un corso di metallurgia meccanica, un corso cioè nel quale gli aspetti meccanici svolgono un ruolo importante. Cosa servirà per poter scegliere un materiale metallico con una determinata applicazione? Sicuramente la conoscenza del comportamento meccanico di questo materiale. Per conoscerlo dovremo poter trovare delle procedure per quantificare, ad esempio, come resiste alla trazione, come resiste al colpo dinamico, come resiste a una penetrazione da parte di un determinato oggetto che chiameremo appunto penetratore e così via. Quindi in realtà queste procedure che andremo a vedere sono procedure in molti casi normate, anzi in tutti i casi normate. Vedremo quasi sempre solo prove meccaniche, che dovremo un po' distinguere prove tecnologiche, poi vediamo come distinguere le une dalle altre, e sono prove che ci danno nella maggior parte dei casi dei valori che permettono il progetto determinato, la scelta progettuale di un determinato metallo invece di un altro. Perché non facciamo la sedia in vetro e la facciamo invece in acciaio? Perché non facciamo, che so, le forchette in pietra? D'accordo? Alla base ci sono scelte legate anzitutto alle proprietà meccaniche e poi sicuramente ad altri fattori, la resistenza alla corrosione, il loro costo. Tutti noi vorremmo mangiare con delle forchette in oro, ma non ce lo possiamo permettere, anche se dicono che ci abbia un gusto splendido. Quindi in realtà il problema anche del costo spesso svolgerà una un ruolo importante. Bene, la prima prova, quella proprio principe, l'abbiamo visto anche durante la presentazione della volta scorsa, quando vedemmo la macchinuccia di trazione di Leonardo da Vinci, è sicuramente la prova di trazione. Prova di trazione che in qualche modo cerca di determinare quanto resiste un materiale, nel nostro caso metallico, soggetto a una sollecitazione di trazione applicata in modo tale che la sollecitazione unitaria sulla sezione resistente sia omogenea, diciamo in maniera un po' più potabile, in modo tale che le sigma sulla sezione del nostro materiale siano uguali dappertutto. Quando si ottiene questo? Quando avremo una sollecitazione che avverrà lungo un asse ben preciso con una sezione costante sull'intero provino. E quindi la scelta fatta dalla normativa per determinare queste condizioni, vedremo che saranno delle scelte molto precise. Le macchine sono... Le macchine sono spesso fatte in questo modo. Qui vediamo due tipologie, questa molto più antica, questa decisamente più moderna, ma diciamo che i principi base delle macchine di prova sono sempre gli stessi più o meno. Vediamo sempre un attuatore, per esempio in questo caso è questo cilindro verso il basso, che vedete qui in basso, questo cilindro qui. Abbiamo il provino posizionato fra due afferraggi, sempre la parte centrale, questo provino. Abbiamo una cella di carico, in questo caso, che è quella che ci misura il carico applicato, e poi abbiamo altre parti. Qui ci sta per esempio un estensimetro applicato, qua c'è quella che è la traversa fissa, ma che in realtà è immobile, cioè con opportuni comandi dati da questa tastierina, questa qui, posso spostare verso l'alto, verso il basso, la nostra traversa fissa, chiaramente poi bloccandola durante la prova, in modo tale che io possa posizionare il provino, che potrebbe avere lunghezze differenti. La macchina a fianco è una macchina decisamente più antica, ma non per questo non funzionante, è una macchina a filo anni 50 sostanzialmente, e vediamo appunto più o meno le stesse componenti. Qui addirittura la macchina è già posizionata per poter svolgere in maniera quasi contemporanea prove di trazione e prove di compressione, perché chiaramente se io sposto verso l'alto questa traversa fissa è bloccata e qui posso mettere un provino di compressione e andare a compressione. Molto spesso si fanno scelte progettuali per le macchine di prova le più varie possibili, possono essere a sviluppo verticale, possono essere a sviluppo orizzontale, possono avere caratteristiche varie, per esempio sul carico massimo. Il carico massimo è quel carico massimo che posso applicare, per esempio la macchina qui sulla sinistra che vedete è una macchina che arriva a 10 tonnellate, ma ci sono macchine che arrivano a 100 tonnellate, a 1000 tonnellate, chiaramente sono sempre più difficili da trovare e anche commercialmente a volte complicate. Ci sono delle macchine costruite negli anni 60 che erano alte 4 piani, d'accordo, quindi dimensioni anche gigantesche,
però diciamo sono decisamente rare, insomma, quindi le macchine che potete trovare in un laboratorio di metallurgico tipicamente sono 10-20 tonnellate, un laboratorio per prove meccaniche su materiali lievi sono un po' più potenti, ma hanno prestazioni forse inferiori, per esempio dal punto di vista della velocità di applicazione del carico, della ciclicità. Questa è una macchina universale che ci permette di fare anche prove di fatica, per esempio, mentre invece appunto macchine molto più potenti difficilmente hanno una grande duttilità dal punto di vista delle prestazioni. Vi ricordo le grandezze fondamentali, alcune le abbiamo già viste, altre alcune le avete anche già viste in altri corsi. Il modulo di Young nella relazione sigma uguale per epsilon, questa proporzionalità diretta fra sigma ed epsilon, in realtà già sapete, ma insomma lo ribadiamo, è una legge costitutiva molto semplice che vale solo per piccole deformazioni, anzi addirittura in alcuni metalli neanche quella vale, alcuni metalli non hanno proprio il campo elastico, quindi sono più avanti, e praticamente il modulo di Young ci collega in maniera lineare la sollecitazione unitaria applicata e la deformazione unitaria applicata. Non vale sempre, se vi ricordate questo problema della validità di questa relazione fu affrontato nell'Ottocento, a un certo punto si capì che dopo un certo valore del carico unitario applicato c'era lo slevamento, c'era la deformazione plastica, c'era tutta una serie di eventi che in qualche modo facevano perdere di validità a questa relazione, appunto, alla legge di Hooke. Se io allungo un provino durante una prova di trazione, siccome la deformazione avverrà a volume costante, se si allunga nella sezione si restringe. Questo avviene mediante questa semplice relazione, che è relazione in cui il coefficiente di Poisson ci permette di collegare la deformazione longitudinale dovuta al carico longitudinale applicato con la deformazione trasversale, che è questa diminuzione di sezione, che nell'ambito di una prova di trazione, almeno per la prima parte, sicuramente nella parte relativa al legame lineare elastico, è una deformazione trasversale che si sviluppa lungo tutta la lunghezza del provino. In realtà scopriremo durante la prova di trazione c'è una fase nella quale questa deformazione trasversale, la fase di restrizione, si localizza in un punto preciso del provino. Peccato che non sappiamo qual è. Quindi in realtà a un certo punto da qualche parte, randomicamente sul nostro provino, da qualche parte si localizzerà questa restrizione. Se siamo fortunati si localizzerà nel terzo centrale del nostro provino, poi tanto quando vediamo adesso lo sviluppo della prova e dei dettagli, e la prova sarà totalmente valida. Se siamo sfortunati magari si localizza a ridosso di una delle teste di afferraggio del provino e la prova è andata male, quindi andrà semplicemente ripetuta. Vi ricordo la relazione tra tau, sforzo di taglio, g, modulo di elasticità a taglio, e gamma, l'angolo nel caso di sollecitazione a torsione. Quindi a torsione possiamo avere ancora una validità di una relazione lineare elastica, almeno per piccole torsioni, e ancora una relazione costitutiva fra G grande e grande e Poisson, per appunto valida in moltissimi materiali. Vi ricordo sempre, questo è importante specialmente quando parleremo degli adattamenti termici, la validità della relazione fra deformazione epsilon, deformazione unitaria, e variazioni di temperatura, delta T. Perché ve la sottolineo adesso? Attraverso questa costante di dilatazione termica lambda, epsilon uguale lambda delta T, perché in realtà in moltissimi casi noi avremo la nascita di sollecitazioni interne nel nostro materiale a causa di deformazioni impedite sul pezzo stesso. E questo lo vedremo con molta cura quando andremo a parlare di trattamenti termici. Nei trattamenti termici, quando svolgo un trattamento termico, una tempra, una normalizzazione, in realtà io mi dovrò sicuramente occupare e preoccupare del fatto che le trasformazioni metallurgiche che voglio imporre si verifichino, ma mi devo preoccupare anche del fatto che il pezzo a fine trattamento sia ancora integro, perché se io faccio una bellissima procedura anche abbastanza costosa e alla fine il pezzo è spaccato in due, non ci faccio niente. Il rischio a causa della dilatazione termica che potrebbe svilupparsi in maniera differenziale, adesso vediamo magari il perché, oppure il rischio di rotture per trasformazioni metallurgiche non controllate non è bassissimo in moltissimi casi e posso avere rotture in esercizio. Perché la nascita di queste dilatazioni termiche e perché queste dilatazioni termiche in un pezzo che non sia una lamina, che non sia un filo, può essere un problema? Ma perché immaginate una palla, per esempio, farò sempre l'esempio della palla perché è il volume che ha il massimo, è il solido, scusate, che ha il massimo volume con la minima superficie di scambio, quindi è quello che tende a scambiare peggio. Voi sapete che qualsiasi scambio, sia calore sia materiale, avviene verso la superficie. Se c'è poca superficie questo scambio è sempre più difficoltoso. È chiaro che se io ho
questa palla e per esempio la raffreddo rapidamente in una pozza d'acqua, in una bacinella d'acqua, la superficie rapidamente andrà a temperature molto basse, dentro avremo invece ancora una temperatura molto alta, il che vuol dire dilatazione termiche differenziali anche molto importanti. Effetto, chiamiamolo pomodorino di riso, non so chi di voi legge Fantozzi, saprà che il pomodorino di riso tende a essere freddino fuori e bollente dentro, esattamente lo stesso concetto, d'accordo? Questo cosa implica? Implica che da punto a punto nella mia palla, nel mio albero motore, nella mia ruota dentata, varrà sempre questa epsilon uguale a lambda delta t. Ma se delta t cambia da punto a punto, mi partono delle epsilon differenziali da punto a punto, dovendo rimanere costante che cosa? La continuità fisica da punto a punto, perché se perdo la continuità fisica, penso sia rotto, e quindi non ci facciamo più niente, partono delle epsilon impedite, e quindi se epsilon è impedito mi partono delle sigma. Questo lo vediamo con più calma, con più approfondimento quando faremo i trattamenti termici. Cioè, per dirvi e per sottolineare il fatto che una variazione di temperatura su un manufatto, qualora questa variazione di temperatura non sia omogenea su un intero manufatto, mi implica delle dilatazioni termiche differenziali impedite e quindi la nascita di sigma interna. D'accordo? Pure l'esperienza di queste dilatazioni termiche differenziali che in qualche modo si rilassano, ce la vedete quando a casa fate la torta. A casa fate la torta, il forno è bello caldo, ci mettete la torta, si cuoce la torta, tirate fuori la torta, spegnete il forno, spesso sentite bong, quello sono dilatazioni termiche differenziali all'interno del vostro forno che si stanno manifestando con una variazione di geometria quando il forno si sta raffreddando. D'accordo? Qui vediamo qualche numeretto, ad esempio relativo alle lambda. La dilatazione di differenza termica, scusate, il coefficiente di dilatazione termica varia molto con il materiale base e all'interno della stessa categoria, la stessa lega, ad esempio acciaio, ci varierà con gli elementi di lega presenti. Quindi quando andremo a fare, nella seconda parte del corso, l'elenco dell'influenza che hanno i vari elementi di lega negli acciai, ad esempio, spesso rientrerà anche la dilatazione termica. Ci rientra perché ci può dare problemi abbastanza importanti durante appunto qualunque trattamento termico. Per quanto riguarda il modulo di Young, qua vediamo qualche valore tipico: acciaio 200, 210, anche 220 gigapascal, rame 120 gigapascal, ottone 100, 120 gigapascal, leghe d'alluminio 70-80. Ora il modulo di Young vi ricordo che è un valore che è sostanzialmente abbastanza invariante con la composizione chimica della categoria di leghe che stiamo considerando, che voglio dire, per gli acciai praticamente sempre in questo intervallo, quindi posso cambiare la composizione chimica sempre 200-210 gigapascal, andrò a considerare, cioè non è così sottinteso per altre proprietà, come vedrò fra poco, che invece sono pesantemente influenzate e dalla composizione chimica e dal trattamento termico. Un piccolo appunto vorrei fare su quest'ultimo elemento, che chiaramente non è un metallo, è legno, d'accordo? Lungo le fibre 8-12 gigapascal. Perché c'è un appunto da fare qua? Perché c'è un aspetto che tendiamo spesso a dimenticare, ma che in realtà in alcuni materiali metallici può diventare abbastanza importante a seconda della lavorazione subita dal materiale. Qui è specificato lungo le fibre. Perché questo? Perché tutti noi abbiamo l'esperienza quotidiana che il legno è un materiale fortemente anisotropo. Noi abbiamo le fibre che si manifestano con la lunghezza del tronco, per esempio, e chiaramente se io tento di tirare da un lato avrò un comportamento meccanico ben diverso che se invece cercassi di sfibrare il legno ortogonalmente alle fibre. Ora, nel caso del... scusate questo contrario. Nel caso del legno questo è particolarmente evidente perché è visibile a occhio nudo e quindi il concetto di isotropia è in qualche modo, o anisotropia, è abbastanza evidente. Nei materiali metallici non è visibile a occhio nudo, ma vi posso assicurare che a seconda del mio materiale, sia un forgiato, sia un laminato, sia un estruso, eccetera, cioè che abbia subito durante il processo di produzione delle deformazioni plastiche differenti, posso avere problemi anche molto importanti di anisotropia del mio comportamento meccanico, cioè la risposta meccanica del mio materiale cambierà a seconda della direzione con cui viene applicato il carico. E questo purtroppo a volte è abbastanza importante. State attenti sempre a non confondere il concetto di omogeneità con il concetto di isotropia. L'omogeneità, tipicamente omogeneità chimica, è un concetto relativo al fatto che
sostanzialmente la composizione chimica del mio materiale non cambia a seconda del punto geometrico che vado a cercare, che vado a determinare sul mio manufatto. Anche qua è una definizione un po', come dire, debole, perché il calcestruzzo è un materiale omogeneo? Insomma, sapete qual è il calcestruzzo, no? Malta, sabbietta, sassi un po' più grandi, nelle dita i sassi sono belli grossi, per cui insomma è un materiale, diciamocelo, a vista d'occhio, abbastanza disomogeneo. In realtà molto spesso però può essere considerato ai fini del calcolo come materiale omogeneo. Un acciaio inossidabile austenoferritico con i grani di austenite e di ferrite, non sai manco cos'è austenite e ferrite, due fasi che hanno un reticolo cristallino differente, uno più concentrato, uno faccio concentrato. È omogeneo? Ma dipende su che scala vado. Se vado a considerare la scala del centimetro, voglio essere omogeneo. Se vado a considerare la scala dei micron, no, perché ogni punto avrà reticolo cristallino e composizione chimica differente. Io posso avere materiali omogenei ma anisotropi, ad esempio la grafite ibridizzata SP2 avrà una omogeneità chimica addirittura su scala microscopica, nanometrica, molto spinta perché dappertutto è tutto quanto carbonio, ma in realtà se lo sollecito lungo il piano SP2 avrà un comportamento, se lo sollecito ortogonalmente a quel piano SP2, sapete di che sto parlando, SP2, cioè, perfetto, abbiamo un componente totalmente differente. Posso avere materiali non omogenei ma isotropi, è il caso del calcestruzzo, almeno se è fatto bene, perché se è fatto male magari con tutti quanti sassi messi in maniera parallela, a quel punto diventa anche un anisotropo, ma se è un calcestruzzo fatto bene io avrò una disomogeneità abbastanza evidente ma un'isotropia di comportamento, faccio il segno a compressione perché tipicamente si testa a compressione, un'omogeneità di comportamento, un'isotropia di comportamento molto spinta. Quindi in realtà il concetto di isotropia o anisotropia, di omogeneità e disomogeneità di un materiale metallico o non metallico non sono necessariamente sovrapposti, d'accordo? In questo caso, per esempio, vediamo due esempi, uno legato al rame ricotto, uno legato al rame imbrudito. Per quanto riguarda il rame ricotto, vediamo per esempio questo comportamento in cui abbiamo la prova evolve, in questo caso è una macchina tipo orizzontale, qui sotto vedete l'andamento della curva di trazione corrispondente, c'è un grosso allungamento che si manifesta a un certo punto con la strizione che vediamo qui sopra, e strizione che porta poi il pezzo a rottura. In quest'altro caso abbiamo un rame incrudito, come vedete il comportamento è decisamente diverso rispetto al precedente, sebbene comunque presenti sempre un po' di strizione. Le differenze le vediamo un po' più evidenti qui sotto nei due diagrammi sigma epsilon, sigma epsilon. Ora, sebbene sembrino uguali, in realtà sono diversi, perché quando vedete un diagramma è sempre importante andare a vedere cosa c'è le ascisse e cosa c'è le ordinate. Qui in questo caso vediamo un valore massimo di 250 megapascal, qui vediamo un valore massimo di 400 megapascal, qui una deformazione massima quasi il 25, qua intorno all'8. Quindi chiaramente il rame incrudito, sebbene ancora presente un po' di duttilità di tipo macroscopico, però presenterà un valore massimo, diciamo, chiamiamo campo elastico, anche se il prodotto elastico non è, praticamente in questo diagramma si leggerebbe qui sopra, e un valore di rottura, di deformazione a rottura, che in questo diagramma sarebbe. Quindi il diagramma relativo al rame incrudito dovrebbe avere un andamento, in questo caso, alto così e poi rotto qui. Vediamo che nel caso del nannine e del ricotto, le differenze fra il provino prima della prova e dopo la prova sono decisamente evidenti. C'è un lungo tratto di deformazione distribuito sull'intera lunghezza del provino stesso, e a un certo punto la strizione si manifesta con questa zona. Vi ricordo, ci siamo detti che questa strizione può comparire in maniera più o meno casuale lungo tutta quanta la lunghezza del nostro provino stesso. Quando compare nel terzo centrale del provino, la prova è ripetibile. Dal punto di vista poi frattografico, quello che possiamo osservare è microscopicamente, ma poi neanche tanto, con le ingrandimenti sono abbastanza visibili nel rame, la presenza di microvuoti, e qui conferma quel fatto che vedremo più avanti relativo al passaggio dalla curva reale alla curva ingegneristica, dalla curva ingegneristica scusate alla curva reale, dove appunto a un certo punto si perderà la condizione di deformazione a volume costante. E poi una situazione tipica di tutte quante le rotture duttili, molto duttili, in cui le due superfici si vengono a ottenere, quale vediamo a facciate e quale vediamo nelle due osservazioni frontali,
presentano quella, la tipica configurazione detta coppa e cono. Coppa e cono che appunto riguarda la, la rottura con una sorta di fuso relativa alla stizione del pezzo stesso. Normativa UNI, che è la base della validazione, EN 10002/1. Tipicamente il provino ha la forma chiamata anche a osso di cane, che vedete qua, due teste d'afferraggio piuttosto evidenti, una parte centrale a sezione costante e due zone di raccordo, questa e questa, che appunto raccordano la zona a tratto costante, a sezione costante, scusate, con le teste d'afferraggio. La sezione tipicamente può essere o circolare, come indicata qui, oppure può essere a sezione rettangolare, o volendo anche quadrata. Come scegliere l'una, come scegliere l'altra, va, dipende da cosa ho a che fare. Se ho a che fare con delle barre a sezione circolare, mi viene tanto facile fare direttamente quindi a sezione circolare, basta se faccio una lavorazione a tornio. Se ho da ricavare delle provette, dei provini da tubi, magari sezionando il tubo, potrebbe diventarmi più facile fare delle fette e ottenere direttamente una sezione rettangolare. Quindi in realtà la scelta di una sezione rettangolare o circolare dipenderà forse molto anche dal manufatto, non so a che fare, dagli strumenti che ho nella mia officina, dalla facilità con cui riesco a ottenere l'una o l'altra. Se ho una barra a sezione quadrata, difficilmente mi diventerà semplice ottenere attorno una sezione circolare, un tempo perso, insomma. Ci sono delle proporzioni da rispettare, lo vediamo qua, fra la lunghezza del tratto a sezione costante e la sezione costante stessa. Perché? Perché ottenere, per evitare di ottenere provette troppo snelle, troppo cicciotte sostanzialmente, per avere la ripetibilità del nostro risultato, per essere certi che nel tratto utile la sigma presente sia sempre uniforme su tutta quanta la sezione, vanno rispettate queste proporzioni. Si può uscire fuori da queste proporzioni? Beh, a volte siete costretti, avete a che fare per esempio, immaginate il domo pacco così imballano i polli, d'accordo? E beh, ma lì io non riuscirò mai ad avere una provetta di questo tipo. Oppure la necessità di fare delle prove di trazione su dei fili, chiaramente non potrò mai su un filo andare a ottenere questa proporzione. Ebbene, ci sono a volte delle normative dedicate per esempio a fogli molto sottili, oppure nel vostro report riporterete che siete andati fuori normativa per determinati motivi e che quindi la prova si è svolta nei limiti del possibile all'interno dei margini della prova di trazione, della normativa sulla prova di trazione, fuorché per questo parametro che non era oggettivamente possibile rispettare. Vediamo che appunto abbiamo il diametro della sezione calibrata di piccolo, che è appunto questo diametro qui nel caso della provetta a sezione circolare, è indicato con D0 quando è il diametro della sezione prima dell'inizio della prova. Poi abbiamo lo spessore e la larghezza AB nel caso di provetta a sezione rettangolare o quadrata, se A uguale a B, detto che non possa essere quadrata. Tipicamente a una certa distanza C dalla testa d'afferraggio si posizionano dei segni di riferimento che vi danno la lunghezza L0, che è la lunghezza fra i riferimenti. Perché si prendono queste distanze ulteriori rispetto alla sezione di raccordo, al tratto di raccordo? Perché si vuole essere certi di essere lontani da queste zone di raccordo in modo che all'interno di questo tratto utile la sigma sia costante su tutta la sezione. Nella zona a ridosso di questo raccordo non siamo proprio così certi, quindi considereremo come valido solo quelle prove in cui la rottura avverrà fra questo punto qua e questo punto qui. La lunghezza totale per l'atto calibrato invece la lunghezza complessiva che comprende anche questi tratti C, e quindi queste sono più o meno tutte le grandezze geometriche che vanno a essere interessanti nella determinazione della geometria del profilo di trazione secondo normativa UNI. Dopodiché svolgerò la mia prova e ci saranno una serie di parametri che dovrò andare a controllare. Anzitutto, l'abbiamo visto un attimo fa con quei provini prima e dopo la cura, prima e dopo la prova, era più lungo, vado a misurare la lunghezza ultima della mia distanza fra i due riferimenti e posso ottenere l'allungamento a rottura oppure l'allungamento percentuale a rottura, dipende da quello che sceglierò questa misura, dato dal rapporto lunghezza finale fra i riferimenti meno lunghezza iniziale
il tutto diviso la lunghezza iniziale del provino stesso fra i due riferimenti. Se lo moltiplico per 100 avrò l'allungamento per 100 la rottura, se non lo moltiplico per 100 avrò l'allungamento a rottura come espresso come frazione, quindi potrei avere o il 25% o 0,25, 30% o 0,3 e così via. Se considero la sezione della parte calibrata iniziale indicata con S0, insomma l'area della sezione del mio tratto utile, e misuro, per esempio una sezione 50 è abbastanza facile, vado col calibro e lo posso fare, la sezione del mio provino dopo rottura, indicata con SU, posso misurare come altro parametro caratterizzante il risultato della mia prova di trazione il cosiddetto coefficiente di strizione o coefficiente percentuale di strizione, a seconda che sia o meno moltiplicato per 100, indicato stavolta come S0 meno SU diviso S0. Notate questa inversione. Qui abbiamo LU meno L0, qui abbiamo S0 meno SU. Non c'è nessun motivo particolarmente intelligente. In realtà è semplicemente che ci piacciono i numeri positivi, sostanzialmente. E quindi in realtà se io mettessi SU meno S0 mi verrebbe meno 32. Meno è brutto, insomma, sostanzialmente anche perché il segno meno non vi dà nessun valore aggiuntivo di informazione. E quindi in realtà si indicherà con A o A percentuale l'allungamento a rottura o l'allungamento percentuale a rottura, con Z o Z percentuale la strizione o la strizione percentuale a rottura. Sono numeri che viaggiano insieme. Che vuol dire questo? Se è alto uno è alto anche l'altro, se è basso uno è basso anche l'altro. Tipicamente, per motivi legati al fatto che è più facile da misurare, una cosa abbastanza banale, si usa piuttosto l'allungamento percentuale a rottura piuttosto che la strizione, che è un po' più complicatuccia da misurare in maniera più certa, ma vi potreste trovare in qualche tabella, in qualche capitolato, anche le informazioni relative alla strizione. Però normalmente più facilmente vi trovate l'allungamento percentuale a rottura, A o A percentuale. Per quanto riguarda invece i risultati di una prova di trazione dal punto di vista dei carichi applicati, quindi abbiamo visto quello che c'è come risultato dal punto di vista della deformazione. Per quanto riguarda l'allungamento percentuale, scusate, per quanto riguarda la parte, come dire, carichi, diversi sono i parametri che escono fuori, però a questo punto dobbiamo dire qualcosa su come si svolge questa prova. Prendiamo il nostro questa prova qui del ricotto, come la si svolge? Io fisicamente cosa sto dicendo al mio computer che gestisce la macchina di prova? Notate qui il tipo di andamento, per esempio, di questo diagramma. Cosa sto chiedendo? Sto imponendo al mio calcolatore: caro calcolatore, per favore mi sposti il pistone in modo che si muova di un millimetro al minuto? Io potrei sempre fare questa lettera babbolare in modo un po' diverso e potrei dire: caro calcolatore, mi sposti il pistone in modo da applicare un carico che cresce di 5 megapascal al minuto? Sono due le scelte che posso fare, diciamo in maniera un po' più corretta. Posso svolgere le prove in controllo di posizione o in controllo di carico. Quindi posso scegliere se far muovere il pistone secondo una certa velocità di deformazione o far muovere il mio pistone che sta applicando il carico secondo una certa velocità di applicazione del carico. Quindi applicare deformazione e leggere come variabile conseguente il carico applicato, oppure applicare una velocità di applicazione del carico e leggere la deformazione di conseguenza. Secondo voi, secondo voi questa prova con quel diagramma che sta lì sotto come viene svolta? In controllo di carico o in controllo di posizione? Dovete guardare un po' che tipo di curva si viene a ottenere. Se io imponessi la prova, lo svolgimento della prova in controllo di carico, io avrei un carico continuamente crescente e quindi io avrei che dopo un minuto il carico deve essere 10 MPa, carico metallico ovviamente, dopo 2 minuti dovrà essere di 20 MPa, dopo 3 minuti di 30 MPa
e misuro la conseguente deformazione. Se invece mi muovo con il controllo di posizione, io dirò, dopo un minuto devo stare qua, e mi dici qual è il carico, attraverso la cella di carico, lo misuro e ottengo. Dopo 2 minuti sto qua, dopo 3 minuti sto qui. Quindi, questo tipo di diagramma io lo posso ottenere solo ed esclusivamente se mi muovo, se lo svolgo la prova, il controllo di posizione. Perché a ogni posizione del mio pistone, della mia testa mobile, ottengo un valore del carico conseguente. Se invece facessi una prova a carico crescente, a un certo punto la deformazione applicata conseguente sarebbe applicata in maniera talmente rapida che il comando che io sto imponendo è carico cresci continuamente, ma il provino non riuscirebbe a seguirlo e il pezzo si romperebbe senza descrivermi questa parte a caduta di carico, che in realtà è una parte integrante del comportamento meccanico del mio materiale meccanico. Quindi le prove di trazione, a meno di richieste particolari, si svolgono sempre in condizioni di controllo di posizione. Qualche domanda fin qui? Prove che si svolgono in controllo di posizione, vediamo un po', perché poi quanto ci metto a fare una prova di trazione? Un'ora? 2 ore? Una settimana? Un mese? In realtà alla base c'è la necessità di definire una velocità di deformazione. Voi potreste dire, vabbè, ma almeno ci metto meglio di fondo. Non è esattamente così. Allora, in realtà vediamo che la normativa ci fissa un delta L fratto L0T, cioè una... cos'è questa? Se delta L fratto L0 è la epsilon, questa sarà una epsilon punto, cioè una velocità di deformazione, compresa fra 0.0025 e 0.0025, cioè fra 2.5 in 10 alla meno, 10 alla meno 3 e 2.5 in 10 alla meno 4 secondi alla meno 1. D'accordo? Una velocità di deformazione unitaria è in secondi alla meno 1. Allineati con la testa. Perfetto. Bene, che vuol dire questo? Beh, questo vuol dire che la velocità di deformazione farà sì che la prova si svolga in alcuni minuti, 10 minuti, un quarto d'ora, qualche minuto, dipenderà poi da quando si rompe questo pezzo. Perché è importante questo discorso? Ma perché il nostro materiale si comporta in modo diverso a seconda della velocità di deformazione. Avete visto quei film di guerra in cui ci sono i sacchetti di sabbia che vanno a proteggere trincee, eccetera, eccetera? Se uno va con un coltello, quel sacchetto di sabbia viene penetrato senza nessun problema. E allora che protezione c'ha quel sacchetto di sabbia nel caso di una bomba che arriva? Ebbene, la bomba che arriva, il frammento poi che è quello che va a uccidere le persone, trova nel sacchetto una specie di muro, perché il pugnale riesce a penetrare il sacchetto di sabbia senza nessun problema. La scheggia, che va a velocità molto più alta, trova il sacchetto di sabbia come se fosse un muro. Un'altra esperienza potresti farla in maniera molto più autonoma, senza usare bombe. Andate in qualsiasi piscina e provate a fare un salto di pancia da mezzo metro o un salto di pancia da 6 metri. D'accordo? Vedrete, l'effetto è profondamente diverso. E quindi chiaramente l'effetto della velocità di applicazione del carico svolge un ruolo fondamentale. Ci sono dei casi ancora più, meno divertenti, più scientifici, ad esempio per, diciamo, questo abbiamo detto, la parte a velocità più alta, e da qui quindi la necessità di caratterizzare il comportamento ad alta velocità in qualche altro modo, lo vedremo fra poco. Ci sono casi differenti per velocità molto molto basse, ad esempio velocità di 10 a meno 6, 10 a meno 7 secondi a meno 1. Di che cosa sto parlando? Quando io parlo di velocità di trazione 10-6, 10-7, 10-1, sto parlando di una prova che, svolta su un acciaio normale, si sviluppa in una settimana, 10 giorni. D'accordo? È impensabile in un laboratorio. Sono un laboratorio di ricerca, posso fare prove così lente. Ma ha un senso fare queste prove? Qualche volta sì. Facciamo un esempio che forse vi ho già fatto, ma che nel caso vi ripeto. Prendete bulloneria per scala antincendio. Spesso questa bulloneria è zincata elettrolyticamente. La zincatura elettrolitica è una zincatura diversa da quella che usate per il guardrail, non so, avete mai visto l'autostrada, il guardrail è pezzato in terra sostanzialmente, acciaiaccio non legato, rivestito di zinco, però ottenuto mediante immersione in un bagno di zinco fuso. Quella elettrolitica, si usano delle vasche contenenti soluzioni ricche in sali di zinco, si applica un potenziale, lo zinco si deposita sul pezzo da proteggere, un bullone per esempio, e
il pezzo è protetto dalla corrosione. La scanti incendio tipicamente sta all'aperto e quindi praticamente per 10-15 anni si è abbastanza protetti. Peccato però che il potenziale con cui vengono svolte le attività di zincatura elettrolitica è molto vicino al potenziale con cui si forma l'idrogeno a ridosso del metallo, quasi due opposti. Praticamente è quasi impossibile riuscire a zincare elettrolyticamente evitando il caricamento di idrogeno. È un po' complesso gli approfondimenti di fare in metallurgia 2 in realtà, ma in realtà possiamo dire una cosa abbastanza particolare, cioè questo idrogeno che penetra all'interno può fare tantissime cose. Fra le tante cose che può fare, dipenderà dal reticolo cristallino, dipenderà da una serie di fattori, può infragilire il metallo in maniera molto subdola. Perché molto subdola? Perché praticamente questo idrogeno all'interno del metallo ha un'interazione particolare con la microstruttura, in particolare con le dislocazioni o con le eventuali porosità. Per cui se effettuo una prova all'interno di questo range, cioè quindi una prova di interazione normale, il mio metallo si comporterà perfettamente, nessun problema. Peccato però che se vado a montare questi bulloni su una scala antincendio senza averli deidrogenati, vediamo un po' che vuol dire, dopo circa 6 mesi i bulloni cominceranno a rompersi in maniera fragile, a cadere come se piovesse, e la scala potrebbe tranquillamente collassare. Questo perché l'effetto dell'idrogeno si manifesta per velocità di deformazione molto più basse, e in questo caso occorrerà fare prove di trazione con velocità di almeno 2 ore di grandezza più basse rispetto a quelle normali per una prova di trazione normale. Chiaramente lo si fa solo laddove ci sta il sospetto che qualcosa sia avvenuto, altrimenti se dice male il provino non è idrogenato, non è carico di idrogeno, è roba di una settimana, insomma, che è abbastanza pesante dal punto di vista proprio dell'utilizzo della macchina di prova all'interno dello stesso laboratorio. Deidrogenazione che cos'era? La normativa UNI viene in soccorso ai produttori, si prende il pezzo, lo si porta a temperature non particolarmente alte, 150-200 gradi, lo si fa stare un po', mezz'ora, un'ora, 2 ore, dipenderà dalle dimensioni del manufatto stesso. L'idrogeno, che ha una diffusività molto alta perché è molto piccolo, se no, sostanzialmente. Quindi in realtà nella maggior parte dei casi questo problema è superato. Contemporaneamente, oltre a un limite sul delta L su L0, sull'epsilon, c'è anche un limite sulla variazione di carico unitario applicato nel tempo. Onde evitare colpi improvvisi, sostanzialmente, l'applicazione del carico unitario nel tempo deve essere inferiore a 30 MPa al secondo. Detto questo, sostanzialmente, abbiamo le condizioni necessarie per caratterizzare un comportamento a trazione in maniera completa. Ricordando che il risultato di una prova di trazione è sostanzialmente un diagramma carico unitario, deformazione unitaria, vediamo nella prossima lezione come leggere i risultati. Ok, dicevamo appunto queste grandezze, come vediamo prima dalla lezione precedente, queste grandezze che ci vanno a caratterizzare il comportamento a trazione del nostro materiale metallico. Ce ne sono diverse. Perché ce ne sono diverse? Perché in realtà alcune di queste almeno dipenderanno dal comportamento del nostro materiale metallico. Ok, allora, noi prendiamo la nostra prova di trazione, iniziamo a tirare il provino, iniziamo a deformarlo con velocità di deformazione costante. Man mano che la deformazione cresce, il carico cresce e otteniamo una proporzionalità diretta fra sigma ed epsilon. Questa proporzionalità diretta si lega, leghiamo le due grandezze attraverso la relazione di Hooke, sigma uguale per epsilon, questa cosa c'è nota. È valido indefinitivamente questo? No, nella stragrande maggioranza dei casi no. Non dico sempre, perché in realtà ci sono dei casi in cui in realtà io ottengo la rottura in campo elastico, materiali molto molto fragili. Il vetro si comporta così, il vetro si rompe in campo elastico, d'accordo? Alcuni acciai particolarmente fragili si rompono in campo elastico. Molto più spesso io avrò un valore massimo di carico applicato oltre il quale avviene qualcos'altro, oltre il quale la deformazione non è più completamente reversibile ma diventa irreversibile. Questa della reversibilità è un concetto ancora non abbiamo affrontato, guardiamolo meglio. In campo elastico, cioè laddove ho valida la relazione sigma uguale per epsilon, io ho una perfetta
io ho ipoteticamente una perfetta riversibilità della sollecitazione, cioè se in qualsiasi punto della mia, se in qualsiasi punto dell'intervallo elastico interrompo la prova e poi ridiscendo, almeno per quanto riguarda i limiti di validità della prova di trazione, il ritorno a zero è fatto secondo lo stesso percorso che avevo seguito all'andata, ovvero il carico torna a zero, la deformazione torna a zero in maniera completamente reversibile. Perché ho specificato nei limiti del campo della validità della prova di trazione? Perché per questi limiti il percorso seguito è perfettamente sovrapposto al percorso di andata, cioè se all'andata ho seguito questa, se all'andata ho seguito questa retta, al ritorno continuo a seguire questa retta. In realtà questa cosa non è sempre, non è perfettamente verificata. È vero se lo faccio 1, 2, 3 volte, e quindi per i limiti della prova di trazione, che è la prova di trazione, io carico e scarico e ho una perfetta reversibilità. In realtà, molto più spesso, anzi in realtà, se invece di 1 o 2 ho parecchi cicli, in realtà posso osservare che, facendo misure con grandissima attenzione, non è perfettamente reversibile il ritorno a zero del carico applicato, cioè in realtà al ritorno il ritorno è leggermente diverso. Diciamo che ingrandendo potrebbe essere visto come sta scritto questo qua, andata e ritorno. Cioè, in pratica, il percorso non è perfettamente su una retta, ma facendo misure particolarmente accurate mi accorgo che esiste quella che viene chiamata a tutti gli effetti isteresi nel processo di carico e scarico. Ora, la domanda sorge spontanea. Se ho un'isteresi, ottengo un'area racchiusa fra la curva di andata e la curva di ritorno. Quest'area, che cos'è? Di che diagramma stiamo parlando? Forza spostamento. Forza per spostamento, che cos'è? Più che un lavoro, in questo caso sarà un'energia dissipata. Quindi, in realtà, ciclando in campo elastico, cominciamo a introdurre un concetto che poi vedremo approfondito quando avremo la parte di fatica, ciclando in campo elastico, cioè applicando cicli di sollecitazione e scarico ripetuti tante volte nel tempo, io in effetti non ho una totale reversibilità del percorso svolto, ma ho una piccolissima energia dissipata. Questa piccolissima energia dissipata a lunga scadenza mi farà rompere il pezzo. Per anni stavo in un'altra aula e faccio sempre lo stesso esempio di una maniglia della porta che si apriva e si chiudeva, dicendo prima o poi si romperà. Un anno mentre facevo questo esempio la maniglia era rotta, fa una grande soddisfazione, insomma. E quindi in realtà, oppure banalmente ieri, insomma, qualcuno ci si è appoggiato pesantemente, però in realtà mi faceva comodo pensare che fosse fatica. Beh, comunque, tornando a noi, nel campo di validità della prova di trazione, la isteresi non esiste, il percorso al ritorno indietro è perfettamente sovrapposto. Quindi il campo elastico, per i limiti di validità della prova di trazione, è caratterizzato da una perfetta reversibilità delle deformazioni. Finché non arrivo a un certo valore, che qui viene indicato con R e H, carico di snellamento superiore. Qui vedete che trovate FH, FL, questi sono i carichi. Gli R in normativa sono i carichi unitari, basta dividere la sezione iniziale. In qualche testo, specialmente anglosassone, troverete sigma per indicare gli R, d'accordo? Quindi cominciate ad abituarvi al fatto che possiate trovarvi F carico, R o sigma carico unitario, d'accordo? Più frequentemente troverete carichi unitari. Quindi. Allora, l'F e H, carico di snellimento superiore, oppure l'R e H, carico unitario di snellimento superiore, è quel valore oltre il quale inizieranno i processi irreversibili. Dal punto di vista proprio banalmente fenomenologico, in realtà quello che osservo applicando, effettuando una prova di trazione in controllo di deformazione, è questo che vediamo qui, in moltissimi casi. Attenzione, non è da generalizzare, qua sto facendo un esempio, per esempio, tipico di un acciaio al carbonio, ma ci sono
parecchi casi in cui il comportamento non è questo, quindi in realtà quando il comportamento non è questo, alcuni di questi parametri non potranno essere identificati, è banale. Tipicamente in acciaio al carbonio avrò, dopo RH, un abbassamento del carico unitario. Vi ricordo che ci stiamo muovendo, questa è la variabile indipendente, questa è la variabile dipendente, questo è il valore che sto imponendo, questo è quello che sto leggendo, d'accordo? Bene, osserverò questa piccola zona più o meno estesa con questa oscillazione del carico, cioè la deformazione procederà per un certo tratto con questa oscillazione, oscillazione che vedrà che cosa? RH, mi scende giù a un valore minimo che è RL. In questa oscillazione in realtà il valore più basso toccato è quello immediatamente dopo RH, poi oscillerà intorno a un valore medio, ma l'oscillazione è visibile, insomma, in qualche modo, non è trascurabile, non è qualche vibrazione, qualcosa che io non riesco a controllare, è qualcosa che realmente sta avvenendo nel materiale. Cosa sta avvenendo nel materiale? Beh, ricordiamoci che vuol dire deformazione elastica e deformazione irreversibile, plastica. La deformazione elastica, almeno in linea di principio, cioè poi in realtà non è quello che avviene veramente, in linea di principio è uno spostamento degli atomi, delle posizioni di equilibrio per distanze inferiori alla distanza interatomica, tale per cui io levo il carico e ritorno al posticino loro. D'accordo? Questa è la deformazione elastica. Quando ho una deformazione plastica, le difettosità presenti all'interno del mio materiale cominciano a muoversi, dissolvono le dislocazioni. Allora, quando la dislocazione si muove, il carico si abbassa. Quando le dislocazioni si bloccano, comincia a moltiplicarsi, il carico si innalza. Quindi in realtà a valle di RH e RL comincia una fase nella quale c'è una moltiplicazione delle dislocazioni, un loro movimento e un loro blocco. Cioè tre fenomeni insieme che si verificano. Nel momento in cui vince uno, il carico cresce, nel momento in cui vince un altro, il carico si abbassa, più o meno restando intorno a un valore medio, d'accordo? Ma vi ripeto, sono oscillazioni abbastanza visibili, non immaginate 300 MPa di oscillazioni, insomma, abbastanza basse ma visibili. Tutto ciò, appunto, è il tratto di deformazione plastica a carico costante, avverrà per una certa deformazione, variabile con il trattamento termico, variabile con la posizione chimica, finché non arriva a un certo valore della deformazione plastica, oltre il quale il carico inizia a crescere con la deformazione fase delta dell'includimento. A quel punto abbiamo che si attivano piani di deformazione differenti rispetto a quelli inizialmente disponibili, come quelli a fase di deformabilità, abbiamo lo scorrimento interno dei cristallini, i fenomeni sono altri. E tutto ciò avviene con una pendenza decrescente, con una legge costitutiva che può essere descritta attraverso la legge dell'includimento, che vedremo fra poco, e così via. Orbene, vorrei sottolineare un passaggio abbastanza importante, cioè se nel campo elastico io applico il carico, mi fermo, torno indietro, ritorno a zero, in campo plastico, sia la parte, sia esso in campo nella fase a carico costante o quasi costante, sia nella parte a carico crescente, laddove mi fermo col carico, se abbasso il carico non mi torno indietro e torno qua, ma se mi fermo qui o qui o qui, abbasso quindi il carico, io leggerò una deformazione che viaggerà lungo una parallela alla pendenza della legge lineare di Hooke e quindi arriverò a ottenere che cosa? Una deformazione plastica permanente. Cioè io mi fermo col carico applicato a un certo valore, abbasso il carico fino ad avere un valore zero, la deformazione plastica residua ci sarà, più o meno estesa a seconda di quanto è alto il carico che mi sono fermato. D'accordo? Quindi, cosa voglio dirvi? Che in corrispondenza di qualsiasi valore del carico applicato dopo RH, sotto carico, la mia deformazione sarà costituita da due componenti. Una componente che sarà quella plastica irreversibile, salute, e una componente che sarà la parte elastica che recupero scaricando il mio carico. Quindi attenzione, sotto carico la mia deformazione avrà sempre una componente elastica e una componente plastica. Facciamo due casi estremi. Prendiamo quelle paste tipo DAS, tipo Kong, eccetera. Tiro, chiaramente tiro con molta facilità,
mi fermo, è tutta deformazione plastica. Prendiamo un elastico, tiro fino a romperlo, mi faccio male alle dita perché mi vengo colpito, perché è tutta deformazione elastica. Questi sono due casi estremi. Gli acciai si posizionano sempre, più o meno, in condizioni intermedie, dove sotto carico io avrò sempre una componente elastica e una componente plastica, componente elastica che, scaricando il carico, recupero. Componente plastica che è quella che è. D'accordo? Se vediamo una curva completa, trascurando quella parte a sezione costante, vediamo che possiamo avere altri valori, perché la nostra curva in un diagramma sigma epsilon o r epsilon, dove vi ripeto sigma o r è dato dal carico applicato diviso la sezione iniziale e epsilon è dato da l meno l0 fratto l0, notate che è importante definirli perché poi tra poco definiremo qualcos'altro. Questi sono appunto le variabili di tipo, chiamiamole ingegneristico. Ebbene, vediamo che il nostro processo di incrudimento procederà fino a un certo valore. Che sta succedendo qui sopra? Va a succedere una serie di cose. Se per valori bassi di deformazione la mia diminuzione di sezione trasversale era distribuita lungo tutta quanta la lunghezza del tratto utile, a un certo punto, più o meno in questa zona, se io vado a palpeggiare con i polpastrelli il mio provino, si comincia a sentire quel punto che viene chiamato strizione, cioè quella zona di localizzazione della rottura. Bene, lì comincerà a avvenire un processo un po' strano, e che sarà quello di abbassamento, raggiungendo un massimo, di abbassamento del carico unitario fino ad arrivare alla rottura. Se io palpeggio, a un certo punto addirittura diventa visibile, avrò quella che viene chiamata strizione e il pezzo si romperà. Bene, la strizione in realtà che cos'è? È quel momento nel quale non è più l'intero provino in tutta la sua interezza a contribuire alla resistenza meccanica del mio materiale, ma è solamente la zona della strizione nella sua localizzazione che contribuisce alla resistenza meccanica. Quindi in realtà, attenzione, le prove normalmente si fanno con diagrammi R epsilon oppure sigma epsilon, cioè valori definiti secondo la S0, la sezione iniziale, e la L0. Ma in realtà, quando comincia a comparire la strizione, sarebbe, e talvolta lo si fa, più corretto utilizzare che cosa? Non la S iniziale, ma la S che vado a misurare in corrispondenza alla strizione, non la L0 che è la distanza fra i due riferimenti, ma la L riferita alla posizione della mia strizione, cioè quella parte molto più piccola che realmente sta contribuendo alla mia deformazione e che realmente sta resistendo alla sollecitazione applicata. Cioè quando compare la strizione non è più tutto quanto il materiale che sta resistendo alla mia carica applicata, ma è solo questa zona qui. Aggiungiamo come ulteriore complicazione che per valori molto alti di deformazione o di carico applicato possono attivarsi, molto spesso lo fanno, altri meccanismi di deformazione, ad esempio la comparsa di microvuoti. La comparsa di microvuoti, bollicine molto piccole dentro al nostro materiale, cambiano ulteriormente le condizioni di resistenza abbassandole ulteriormente. Quindi in realtà è un altro evento che può tranquillamente avvenire. Quindi con queste definizioni vediamo che oltre ad F e H ed FL abbiamo altri valori da dover considerare, o RH, RL, o sigma e H o sigma L, ripeto, se stiamo considerando il carico o il carico unitario. Per esempio abbiamo l'FM o RM, che altri non è che il valore ottenuto come valore massimo nel diagramma ingegneristico. Abbiamo l'FU o RU o sigma U, che è il valore corrispondente alla rottura del pezzo. Notate che quando il pezzo si rompe c'è il recupero elastico, sempre anche lì, d'accordo? Quando abbiamo parlato del gomma invece, quello si rompe, non c'è nessun recupero elastico. Quando parliamo dell'elastico c'è tutto il recupero elastico, d'accordo? Nel caso degli acciai molto più spesso c'è una parte intermedia con una lunghezza più o meno lunga di deformazione plastica irreversibile, e quella che abbiamo visto è esattamente quella che abbiamo visto
qui. Questa differenza tra questo è proprio la deformazione plastica irreversibile dopo rottura, non è nient'altro, d'accordo? No, scusate, sono andato al contrario. Poi abbiamo delle altre grandezze che possono essere a volte utilizzate in maniera varia. Vediamo un po', il carico limite allungamento per totale, FT, o se è unitario, RT. Come funziona questo? Definiamo un valore allungamento totale che a noi fa comodo, il 5%, non so perché ci possa servire il 5%, lo prendiamo sul nostro diagramma, questo è il 5% per esempio, è il valore limite allungamento totale, quindi vado in verticale a determinare il valore corrispondente. Quello sarà l'FT o l'RT, perché è quel valore del carico cui corrisponde un allungamento totale del 5, del 10, del 20%. Attenzione, da distinguere dal carico limite di allungamento permanente. Prendiamo sempre il 5%. Se mi interessa sapere qual è il valore del carico cui corrisponde una deformazione permanente del 5%, non salirò più su per la verticale, ma vado lungo la parallela perché devo riprendermi la parte di tubo elastico. E questo sarà il valore del carico di allungamento permanente. Non è che siamo concetti particolarmente astrusi, però attenzione a distinguerli perché delle volte potreste ritrovarvi a doverli distinguere. C'è in realtà un ultimo carico che non abbiamo ancora considerato e che può essere utile per alcune leghe. Ci sono alcune leghe che in realtà questo FHLH, questo andamento non ce l'hanno. Le chise, per esempio, le leghe d'alluminio, non hanno un netto snervamento. E siccome noi nella nostra progettazione noi avremo sempre bisogno di definire un valore di snervamento, un valore al di sotto del quale sono certo di essere in campo elastico. Per quale motivo? Ma perché se sto su una sedia, e io vorrei essere certo che quella sedia dopo 10 sollecitazioni non mi si rompa, cioè devo sempre lavorare in campo elastico. Ma io come faccio a definire il campo elastico se non definisco un valore di campo elastico, un valore massimo applicabile? Ebbene, nel caso di queste leghe che vi ho appena accennato, in realtà, datosi che non c'è un valore netto di snervamento, ma c'è piuttosto un comportamento a volte simile a questo, a volte addirittura non c'è neanche proprio un campo elastico definibile, allora in questi casi si definirà un valore di scostamento dalla proporzionalità FP o RP, se è unitario, 0.2, 0.02, 0.002, si misura sulla scissa il valore, per esempio 0.02%, si va lungo una parallela alla pendenza della tangente nell'origine della nostra curva di trazione e si determina in questo caso l'RP02, d'accordo? Che verrà utilizzato come valore di snervamento quando in realtà in effetti una minima, seppur minima, deformazione plastica c'è stata, d'accordo? Però per la stragrande maggioranza delle applicazioni questa cosa è accettabile e quindi lo si applica senza grandi difficoltà. Vediamo che le curve di trazione possono cambiare molto. Qua vediamo ad esempio un acciaio dolce, un acciaio a carbonio con poco carbonio, questo vuol dire dolce, rame, acciaio stenitico e così via. Le forme non sono necessariamente quelle che dimostrano RH, RL, eccetera. Quella è quella in cui appunto abbiamo tutti questi parametri, ma possiamo benissimo avere le curve le più varie possibili in qualche modo. Il nostro problema sarà quale? Beh, spesso sarà quello di dargli una correlazione, una legge costitutiva che ci leghi la sollecitazione applicata e la deformazione, perché vi ricordo il vostro obiettivo finale sarà quello di progettare il comportamento del vostro materiale e quindi sapere per esempio che se applico 500 MPa cosa succede? Questo è appunto uno degli aspetti che andrà considerato. Qualche aspetto banalmente fenomenologico. Qui vedete una strizione già abbastanza avanzata, cioè siamo prossimi, parecchio prossimi all'R con M. Rottura duttile, rottura fragile. Come vedete le differenze sono veramente nette. Qua se potete ricombinare ci riuscite, insomma non lo fate, ma si fa insomma, senza nessun problema. Vediamo che se la legge di Hooke ci caratterizza il tratto lineare,
La parte dell'includimento può essere descritta da una legge del tipo sigma uguale k epsilon alla n, che di fondo, se noi la facciamo il logaritmo, diventa logaritmo di sigma uguale logaritmo di k, che è sempre una costante, moltiplicato n logaritmo di epsilon, giusto? E si resta? È rimasto impresso anche nella registrazione, in realtà fatelo da soli, non è imbarazzante. Bene, quindi allora è tutto a posto. Noi abbiamo questa che ci gestisce la deformazione elastica, questa ci gestisce il caso di deformazione plastica. Che ci manca per progettare? Abbiamo tutto. Non è esattamente così. Perché? Perché c'è una grossa differenza fra questa e questa. Quale? Ma questa, il valore di Young, come abbiamo detto, è sostanzialmente indipendente, per grandi linee chiaramente, dalla composizione chimica, gli acciai sono sempre 210 GPa, dal trattamento termico, e quindi in realtà è una costante che per una grande categoria di materiali riesco ad avere abbastanza al volo. Guardate che succede invece a K ed N, cambiando un po' la composizione chimica o il trattamento termico, cambiano completamente, d'accordo? K ed N, ma questo ce l'aspettavamo perché, come abbiamo detto precedentemente, le curve di trazione cambiano con il trattamento termico e la composizione chimica, quindi in realtà la parte di includimento ci cambierà con questi parametri. Orbene, guardate qua, 0,5% di carbonio ricotto, 1000 gradi per 2 ore, 0,26, 530, appena appena di più di carbonio bonificato, non sapete ancora che cos'è, vuol dire che è stato portato a 900 gradi per un paio d'ore, buttato in acqua e dopodiché portato a 500 gradi per un'ora e mezza. Sto spandendo un po' così. Guardate qua, 0,1, 1570, però cambia la pendenza, cambia tutta la curva che rappresenta l'includimento in un diagramma logaritmico, attenzione. Stessa composizione chimica, ma rendimento un po' più alto. Guardate come cambiano di brutto i due parametri di K ed N. Quindi in realtà qual è il problema? Che mentre sigma uguale per epsilon è una legge generalizzabile abbastanza facilmente, indipendente per grandi linee dalla composizione chimica e dal trattamento termico, purtroppo sigma uguale K epsilon N non è così. K e N cambiano fortissimamente, cambiando anche di poco la composizione chimica e il trattamento termico, e quindi in realtà la generalizzabilità di questa reazione è veramente difficile. Noi abbiamo parlato di curva ingegneristica. Abbiamo detto che per noi è importante caratterizzare il comportamento utilizzando la sigma definita come carico applicato diviso sezione iniziale e la epsilon definita come come R meno L0, lunghezza sotto carico meno lunghezza iniziale diviso L0. In realtà però ci siamo accorti c'è la strizione. La strizione ci cambia tutto, perché nella strizione non è più l'intero volume che corrisponde al tratto utile che sta esercitando la sua resistenza al carico applicato, ma in realtà si localizza il tutto. Diciamo che un tentativo di descrivere, di passare analiticamente dal diagramma ingegneristico a quello che sarebbe il diagramma reale, cioè la reale resistenza al materiale, è quello che vediamo in questa procedura abbastanza semplificata. Vediamo la definizione di epsilon ingegneristico secondo una descrizione un po' più elegante matematicamente. Se epsilon ingegneristica, l'epsilon abbiamo visto fino adesso, è data da delta L fratto L0, scritta in maniera molto più elegante, la possiamo vedere come 1 fratto L0 moltiplicato l'integrale da L0 a L di DL, che è L meno L1. Banalità, insomma, usiamo l'integrale, è l'unica volta a vedere degli integrali in questo corso, quindi rassegnatevi. La definizione che abbiamo appena visto in realtà cambia leggermente se parliamo di epsilon reale. Perché? Nella epsilon reale, cioè la deformazione effettiva che sto avendo nella zona di strizione, istante per istante, non mi posso riferire più alla L0, ma mi devo riferire istante per istante alla lunghezza che aveva il provino in quella zona un istante prima. Cioè, L non lo posso più portare fuori come una costante, ma mi deve rimanere sotto l'integrale.
cioè la sua definizione diventa integrale L0 ad L di DL fratto L, che come vedete è molto simile alla precedente, ma nella precedente c'era questa costante L0 che doveva essere buttata fuori dall'integrale. In questo caso la deformazione deve essere relativa sempre alla L che c'era un istante prima. Faccio l'integrale e mi diventa logaritmo naturale di L fratto L0. Quindi, se la definizione di deformazione ingegneristica è data da epsilon uguale L meno L0 fratto L0, questa può essere scritta come L fratto L0 meno 1, porto il menu dall'altra parte, mi diventa epsilon più 1 uguale L fratto L0, facendo logaritmo da miei membri, usando questa relazione, la deformazione reale mi diventa pari al logaritmo di 1 più epsilon. Attenzione, per piccoli epsilon, epsilon e epsilon star, così viene indicata la deformazione reale, coincidono. Per grandi epsilon posso differirmene anche abbastanza importante. Per le sollecitazioni la procedura è leggermente diversa. Ipotizziamo che il nostro danneggiamento avvenga a volume costante. Già sappiamo che non è così, abbiamo già detto che per alti carichi questa condizione può venire a cadere, ma facciamo finta che sia valida. Il che vuol dire che il volume del provino all'inizio, la parte di nostro interesse, la parte calibrata, a 0 sezione iniziale per L0 lunghezza del tratto iniziale, scusate, ma io qui uso a volte S0, a volte A0, sempre la stessa grandezza, non mi ricordo. Posso scriverla come L fratto L0 uguale ad A0 fratto A, no? Da qui a questo è passato abbastanza banale. Definendo lo sforzo unitario reale come la sollecitazione applicata, scusate, il carico applicato F, diviso non più la A con 0, la S0 iniziale, ma diviso la sezione istante per istante in corrispondenza della sezione, otterrò questa definizione: sigma star uguale carico applicato diviso sezione reale. Se moltiplico il numeratore e denominatore per la sezione iniziale, otterrò F fratto a 0 per A0 fratto A, ma F fratto a 0 è la sigma ingegneristica. A0 fratto A, per questa relazione di che abbiamo detto all'inizio, che nasce dall'imposizione che la mia deformazione avvenga a volume costante, sarà pari ad L fratto L0. Ma L fratto L0, da questa relazione qui, è pari a 1 più epsilon. Quindi la sigma reale è pari alla sigma ingegneristica per 1 più epsilon. Anche in questo caso, per piccole valori di sigma, cioè di epsilon, sigma star ed epsilon star coincidono, per grandi valori di epsilon no, c'è una certa differenza anche piuttosto importante. Quindi in realtà queste relazioni relativamente a epsilon star e epsilon star ci permettono di passare in maniera analitica dalla curva ingegneristica alla curva reale senza enormi difficoltà. Perché dico senza enormi difficoltà? Perché in realtà la misura della curva reale si può fare, però richiede che voi al momento in cui identifichiate la vostra strizione andiate fisicamente a misurare deformazioni localizzate sia longitudinalmente che trasversalmente, sono prove non banali da farsi. Quindi in realtà l'esistenza di una relazione lineare, di una relazione analitica, vi consente di poter ottenere valori reali che nel normale capitolato non vi servono a niente. Diciamocelo subito, noi normalmente nelle prove di trazione che ci vengono richieste in un capitolato di accettazione si farà sempre riferimento a valori ingegneristici, mai valori reali. Quelli reali vi sono estremamente utili nel caso di una progettazione meccanica tipo abbastanza avanzato, che si farà per esempio di elementi finiti, eccetera, eccetera, lo imparerete durante la magistrale, dove appunto le curve reali sono quelle che vi occorrono veramente. Il problema grosso è che queste curve reali ottenute in questo modo hanno un difettuccio non banale, sono sbagliate. Perché? Perché in realtà ci sono delle ipotesi di partenza abbastanza sbagliate. Una fra tutte, per esempio, il fatto che la deformazione avvenga sempre a volume costante. Noi sappiamo che in corrispondenza alla strizione comincia a partire in vuoti, specialmente in un materiale molto duttile, questo fa decadere abbastanza facilmente la nostra validità. Quindi in realtà vediamo che se con in rosso indichiamo la curva ingegneristica e in verde la curva reale che noi effettivamente misureremmo se andassimo a fare le prove correttamente per poter misurare le deformazioni e gli sforzi reali, la curva reale, diciamo calcolata con quella relazione di prima,
praticamente sarebbe qua molto vicino a questa e poi qua farebbe così e poi poi ricadrebbe un'altra volta, quindi in realtà c'è una certa difformità, però se proprio mi mancano le misure, quella relazione è sempre meglio di niente, d'accordo? Qualche valore tipico di R con M, RL al 90% della rottura, lo vediamo qua, C14, 3,40, 4,40, R con M, valori bassissimi insomma, per il momento il centro della struttura del 28%, man mano che ci metto dentro un po' di roba, ottengo elementi chimici, ottengo valori un po' più alti, chiaramente valori che per lo stesso materiale, cambiando il trattamento termico, possono cambiare in maniera enorme. Poi possiamo passare a qualche ghisa, addirittura c'è qualche valore vario, vediamo qua, questa per esempio è talmente fragile che praticamente mi si rompe in campo elastico, per questo non c'è il valore corrispondente di rottura R con M, oppure ancora lega base nickel, lega base alluminio con valori differenti, gli R con M possono arrivare anche a 2000 MPa o anche oltre in certi acciai, possiamo avere al valore di allungamento c'è la super plasticità che mi dà valori non più del 25-30-40% ma del 1500%, quindi ci sono fenomeni veramente molto vari che fanno variare pesantemente il comportamento meccanico del nostro materiale. Qua vediamo questo interessante video che vi fa vedere come si svolge una prova di trazione nel caso, in questo caso, di uno snervamento. Questa è per esempio una delle macchine possibili, vi ripeto, la forma può essere varia. Spesso si fanno questi segni sul profilo, in realtà insomma, sono un modo per poter misurare con maggiore correttezza l'allungamento del pezzo stesso, specialmente in corrispondenza della stizione. Vedete, le teste in questo caso sono addirittura filettate, perché il serraggio può essere fatto appunto utilizzando una testa filettata su cui si va a insistere col profilo. Questa macchina è una macchina pneumatica. Ma questa parte elettrica, gli afferenti sono automatici, allora, qua ci sta appunto la testa di serraggio che utilizza questo sistema che è molto comodo perché è molto serra molto bene il profilo stesso. Quello che non dovete mai accettare è che per esempio la testa da ferraggio scorra fisicamente sul profilo, perché sennò a quel punto i valori sono completamente sballati. Quello dietro che vedete è il sistema di misura della deformazione. Ora, per molte macchine a volte non lo ponete neanche, ma si fa una misura senza questo sistema di misurazione usando la misura dello spostamento del pistone, ma certamente questo è decisamente più accurato. E qua vediamo la prova di trazione, come si svolge normalmente. Spesso avete questi diagrammi che si autoaggiornano, quindi in realtà all'inizio non si capisce bene cosa sta succedendo. Qua c'è l'OD. Riesco a leggere, dovrebbe essere il carico comunque applicato e sotto la deformazione. Potreste nelle macchine più vecchie trovare sopra il carico applicato che allascisse il tempo della prova, quindi poi con un coefficiente di trasformazione, avendo nota la velocità di deformazione, passate dal tempo all'allungamento abbastanza comodamente. Vedete, cominciano a comparire i primi risultati. Ecco, è abbastanza difficile effettuare misure del modulo di Young, quindi in realtà, a meno che non si facciano delle prove dedicate, la pendenza potrebbe anche differire parecchio dal modulo di Young che voi vi aspettate. Non è sbagliato, è normale, insomma, perché potrebbe esserci piccoli slittamenti, insomma, la prova di Young è una prova un po' diversa rispetto alla normale prova di trazione. Vediamo che a un certo punto ci sarà lo slittamento, eccolo qua. Vedete che le oscillazioni sono in questo modo meno evidenti, ma ci possono essere. Vedete che c'è uno spostamento meno evidente. E a un certo punto c'è un includimento con il carico che sale. Ecco qui, iniziamo a salire il carico. Come vedete è abbastanza fuorviante l'autoscale di questo diagramma, perché sembra chissà che cosa, ma in realtà il tratto a carico costante vedrete che sarà piuttosto ridotto, insomma. In effetti l'autoscale in molte macchine è la cosa più comoda, perché voi in realtà quali
sani i valori, lo sapete, quindi in realtà se si fa l'autoscalare i valori delle ascisse ben ordinate, riuscite sempre a vedere qualcosa di quello che sta avvenendo, insomma. Arriviamo adesso al punto, siamo prossimi al R con M. Vedete che si è localizzata, poi si vede molto bene la strizione. Adesso sta per rompersi, guardate come si localizza la strizione e il pezzo si rompe. Spesso c'è un rumore abbastanza forte in corrispondenza della rottura, un rumore tanto più forte quanto più grosso il provino, fra l'altro, insomma, c'è un botto abbastanza importante. Facciamo due conti, fa due conti per farvi vedere come si fanno le principali misure. FH, che appunto vi corrisponde a RH. Segue FM, il carico massimo, non so, ricordo se fa anche il carico ultimo, ma non ci interessa, ecco, poi passa a sigma, insomma, ripeto, sigma ed R, in Italia sono usate abbastanza, più tanto se utilizza sigma, più in realtà non magari qui vorrebbe R come valore, come parametro per il carico unitario. Il link al video completo è disponibile nella parte Classroom, quindi in realtà lì potete sentire anche l'audio, è abbastanza interessante, un'impresa abbastanza di molto ben comprensibile, insomma. Qui adesso vedremo cosa si fa, poi col provino preso. Diciamo che è difficile andare a fare analisi frattografica, microscopica di scansione su un provino, perché a meno che non dobbiate caratterizzare dal punto di vista scientifico l'evento, basta che queste misure vengono fatte, quindi in realtà vedete che viene fatta la misurazione per allungamento rispetto alla lunghezza iniziale. La strizione, con, vedete, la diminuzione netta di strizione rispetto alla strizione iniziale. Se avete qualche domanda nel frattempo, mentre vediamo il video, potete farla, per intervenire, insomma. Questo è il caso di una metallo senza slevamento, stessa procedura, identica, si monta il provino. L'importante è sempre cercare di assicurare anzitutto l'assialità del carico applicato e poi il mancato scorrimento delle teste di afferraggio con gli afferraggi stessi. Quello del provino filettato è una buona scelta, veramente buona. Queste teste tra l'altro sono fra le più comode per il montaggio, ce ne sono di svariati tipi, pneumatiche, idrauliche, a morsetti, a doppio cono, sono variate, insomma, in realtà è una questione veramente di gusti e di disponibilità nel laboratorio stesso, insomma, quindi veramente l'importante è assicurare il mancato scorrimento, il non scorrimento delle teste di afferraggio con gli afferraggi stessi, le teste di afferraggio con il provino. In questo caso non ci dovrebbe essere lo snellamento, vediamo come viene la curva. Qui in questo caso un tratto elastico abbastanza evidente, ma vi ripeto, ci sono delle leghe nelle quali la parte elastica non è per niente evidente. Vedete che non c'è alcuno snervamento. Questo potrebbe essere una leva d'alluminio tranquillamente. Non so neanche che sta scritto, potrebbe esserci. Oh, lo vedo. E praticamente la curva è decisamente più semplice della precedente. Vediamo come si procede. Anche in questo caso una strizione abbastanza evidente, direi. Ecco, in entrambi i casi lo sperimentatore è stato piuttosto fortunato, perché la rottura è avvenuta nel terzo centrale. Tipicamente si prende il provino, lo si considera diviso in tre parti, oltre alla parte delle teste, del raccordo, eccetera, la parte, diciamo, buona viene considerata come in tre parti. Il terzo centrale è quella zona nella quale la rottura è sempre perfetta, quindi la prova è sempre accettabile. Se invece ci sono, la rottura avviene nei due terzi laterali, ci sono, possono essere considerati dei coefficienti, delle procedure per trasformare i valori ottenuti come se si fossero avvenuti al centro stesso. Diciamo che l'ideale è, come avvenuto in queste due prove, la rottura al centro, nel terzo centrale del nostro problema. Qui in questo caso si utilizzerà quella deformazione per la quale ho uno 0,2
questo caso millimetri perché corrisponde allo 0,2%, perché la lunghezza del primo era 100 mm, quindi in realtà lo 0,2% corrisponde a 0,2 mm. Vado su di parallelo rispetto alla tangente nell'origine e ottengo così il valore di FP02. 0,2%, mi raccomando.